Io credo che dopo l'1-0 sicuramente abbiamo fatto poco o niente per cercare di recuperarla. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, dal punto di vista tattico siamo stati bravi a fare le cose che avevamo preparato, sicuramente gli abbiamo impedito di fare quel gioco che loro erano pronti a fare e siamo ripartiti anche benissimo tantissime volte. Da una di queste ripartenze abbiamo avuto una grandissima occasione con Patirmo, Thiam ha fatto una grandissima parata. E poi ci siamo sempre lì persi negli ultimi 16-20 metri, non siamo stati più incisivi, non siamo riusciti a fare un tiro, un cross, diciamo un filtrante che potesse metterci nelle condizioni di poter andare a far gol. E quindi poi alla lunga, soprattutto nel secondo tempo, la Juve Stabia è stata sicuramente più pimpante, pur rimanendo molto in equilibrio fino al gol la partita, perché alla fine, a differenza del primo tempo dove noi non siamo mai riusciti a ripartire, a creare qualche situazione per poter andare in vantaggio. Quindi naturalmente il gol subito in quel modo, con quella punizione, ha rotto gli equilibri e gli spazi, cercando poi di recuperarla, la Juve Stabia ha avuto qualche altra occasione per raddoppiare. Quindi sicuramente il secondo tempo è stato meno efficace di quello che dovevamo fare e dispiace perché comunque era una partita dove era importantissimo oggi portare a casa un risultato positivo e iniziare a muovere un po' la classifica. No, io non, sì, non credo sia una squadra ronzona o superficiale. È una squadra che, ti ripeto, sta dimostrando di non riuscire ad avere quella serenità di fare le cose che so che sanno fare. Quando le abbiamo fatte, siamo riusciti comunque a venire fuori anche da una loro pressione molto, molto forte. E poi ci siamo persi negli ultimi 16-20 metri e tante altre volte invece non abbiamo proprio ragionato, non abbiamo proprio avuto la predisposizione a giocare e quindi come l'avversario veniva un po' a pressarci abbiamo solo pensato a sparacchiarla e quindi faciliti naturalmente la conquista, la riconquista degli avversari che poi naturalmente si mettevano lì e ricominciavano a giocare, quindi la questione è sempre la stessa rispetto anche a quella di sabato scorso, dove dobbiamo migliorare la qualità del gioco per le qualità individuali di ogni singolo calciatore. Aumentando la qualità del gioco, alla fine, naturalmente, sei più efficace, crei più occasioni e naturalmente difendi anche meglio. È normale che noi da queste due gare ci siamo resi conto che quello che comunque vorremmo fare non riusciamo a farlo, va bene? Quindi sicuramente sabato scorso abbiamo dato una spiegazione rispetto ad essere andati un po' fuori giro, tanto l'abbiamo già analizzata. Oggi ho visto una squadra sicuramente sotto questo aspetto più lucida nel provare determinate situazioni, ma ancora a intermittenza, ancora troppo altalenante, con poca continuità, ripeto, per le qualità individuali che abbiamo. Ora, al di là di allenarsi a porta aperta e a porte chiuse, come ogni allenatore credo cerchi di far fare alla squadra le cose più utili per cercare di vincere le partite. In queste due partite non ci siamo riusciti e insomma, speriamo dalla prossima di riuscire ad essere più efficaci. Rispetto naturalmente, alla tua opinione, naturalmente una squadra in balia dell'avversario, io sinceramente non l'ho vista. Secondo tempo siamo calati, ma non abbiamo, ripeto, tranne poi quando sono andati in vantaggio sulla punizione, abbiamo concesso pochissimo, non siamo stati in grado di fare niente davanti. Su questo io sono d'accordissimo con te, ma dire che siamo stati in balia della Juve Stabia mi sembra veramente un'affermazione che non mi vede convinto con te. Sì, alla fine ha fatto due parate nel finale, eravamo già sotto, è normale, stavamo recuperando. Vabbè, dai, hai ragione tu. No, ti ripeto, il problema in queste due gare è stata un po' questa, anche in alcune amichevoli che abbiamo comunque fatto, dove comunque per vincere le partite, soprattutto per far gol, devi essere incisivo, devi essere determinante soprattutto negli ultimi 16-20 metri, perché comunque si fa una gran fatica ad arrivare fino a lì e quando ci arrivi, poi è sempre la giocata individuale che fa la differenza nel calcio. E in queste due gare abbiamo fatto 0 gol, questo è quello che ci dicono queste due partite, alternando prestazioni diverse, ma la risultante in questo momento è stata sempre la stessa. Sono d'accordissimo perché proprio in questi frangenti che naturalmente si vede, no, la personalità di ogni singolo calciatore nel
nell'essere lucidi, pensare solo al giocare. Invece abbiamo pensato a fare la polemica con l'avversario, con l'arbitro, e praticamente negli ultimi 7-8 minuti più recupero si è giocato pochissimo, il gioco è stato molto spezzettato e siamo andati un po' dietro al nervosismo, naturalmente dovuto al fatto che eravamo sotto, e di conseguenza, però ripeto, una squadra come la nostra deve rimanere lucida e sapere che fino al 95esimo c'è sempre tempo per poterle recuperare le partite. Mister, in pre-gara hai dichiarato che la Juve era una bella squadretta, quel termine non è piaciuto molto a Casamarca, però è chiaro che la tua accezione era positiva del termine, non negativa. Volevo chiederti, allora, mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché innanzitutto voi mi conoscete, va bene, io sono da 40 anni in questo mondo e non ho mai offeso nessuno, a maggior ragione avrei voluto offendere la Juve Stabia. È un termine che di solito io uso quando una squadra avversaria ha tanti giovani e gioca un bel calcio, quindi era tranquillamente una frase affettuosa e di complimenti alla Juve Stabia, non era assolutamente una frase irriguardosa o offensiva, lungi da me una cosa del genere, e mi dispiace che è stata creata una polemica, no, sotto questo aspetto, perché qualche giornalista, non so chi di voi, ma non l'ho fatto io la domanda, poi perché l'assistore giusto per so. però siccome mi conosci, no, non avresti neanche dovuto neanche pensare una cosa, no, ma non è pensato, capito? Neanche il termine squadretta, chiaramente era per farti chiarire ora, insomma, che è giusto che lo... Ti ripeto, è un mio modo di dire quando una squadra avversaria è giovane e comunque gioca un bel calcio, mi viene spontaneo e naturale dire squadretta, ma non è assolutamente offensivo. Grazie mille. Va bene? Grazie mister. Okay.